l'inaugurazione del nuovo plesso scolastico Gianni Rodari, una scuola che risulta essere più sicura, più efficiente, più moderna, più funzionale. Quanto è importante, Sindaco? L'ho detto prima nel saluto, quando si inaugura una nuova scuola, una scuola che è stata demolita e riedificata, è come se in una famiglia nascesse un bimbo che poi finisce per crescere e per dare frutti per tutta la vita. Questa scuola darà frutti per tutta la vita che consisteranno nel formare gli uomini del futuro, e se una generazione si forma in ambienti comodi, belli e si educano alla comodità e alla bellezza, nel futuro tenderanno ad essere cittadini sicuramente migliori, più consapevoli, e sotto questo punto di vista abbiamo agito ed operato. I lavori sono iniziati già nel 2021 stanziando circa 2,7 milioni di euro e poi in 28 mesi si sono portati a termine. Ecco, una sinergia di tante istituzioni. Ce ne parla. Allora, sicuramente dobbiamo ringraziare la Regione Campania e nella persona dell'assessore Fortini, assessore alla pubblica istruzione della Regione Campania, che nel 2020 ci ha garantito l'erogazione di questo finanziamento di 2 milioni e 700 mila euro. I lavori sono iniziati a febbraio 2022 e dopo 28 mesi abbiamo avuto materialmente la realizzazione di questa scuola. I tempi sono stati veramente tempi da record, ma una cosa che va sottolineata è anche la circostanza che i ragazzi, nelle more della realizzazione della scuola, hanno potuto continuare ordinariamente a fare lezioni all'interno della scuola temporanea che, sempre con fondi messi a disposizione da parte del Ministero, sono state erogate. E tutto questo grazie a un'azione sinergica tra Ministero, Regione e Comune hanno potuto testimoniare un esempio di buona amministrazione che spesso siamo abituati a dire che nel Meridione non si riscontra, invece qui abbiamo la prova plastica che anche noi, quando ci mettiamo a lavorare seriamente con tanta passione, riusciamo a conseguire dei buoni risultati a favore della nostra comunità. Quanto è importante questo obiettivo per lei e in generale per la comunità scolastica? È un obiettivo importante, facciamo quello che si può. Questa è una scuola che è già stata implementata e realizzata secondo i più moderni sistemi. Questo momento è un momento di festa perché è una sorta di scuola aperta, in quanto tutti quelli che erano presenti all'inaugurazione stanno visitando la scuola e sto sentendo tanti commenti positivi. Come ho detto precedentemente, la scuola è fatta dalle persone, in questo caso dai docenti e dal personale ATA, ma l'utilizzo di una struttura confortevole all'avanguardia come questa aiuta sicuramente i docenti nella differenziazione della loro azione educativa.